Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dal titolo Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Io sono Onorina D'Agostini del Forma SPA e come di consueto vi darò supporto durante questo webinar. Buongiorno a tutti, intanto vedo che scrivete in chat. Io farò una breve introduzione, come di consueto, prima di lasciare la parola ai relatori di oggi. Allora, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Dunque, questo progetto, insieme al Delivery Unit, è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato mandato appunto al Forma SPA di attivare e realizzare il progetto. Qui vedete proiettate le attività di formazione che sono state realizzate tra webinar e seminari. Come di consueto vi do qualche dato, sono state realizzate tra seminari, webinar e workshop, 116 attività di formazione che hanno visto la partecipazione di oltre 29.000 partecipanti e oltre 2.000 amministrazioni. Hanno partecipato anche liberi professionisti, i loro ordini professionali, imprese e associazioni di categoria. Qui vediamo quali sono state le tematiche trattate nei mesi di novembre e dicembre 2020, le scorriamo velocemente insieme: il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa, norme regionali di semplificazione. Nella slide successiva invece vediamo quali sono i temi dei webinar in programma. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Qui vediamo le regioni che hanno attivato i centri di competenza: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. I centri di competenza per la semplificazione, qui vediamo come eroghino assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Qui vediamo i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati, anche questi scorriamoli velocemente insieme, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale, strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida e infrastrutture tecnologiche. Dunque, i centri di competenza si sono rivelati appunto degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Qui vedete la pagina di eventi PA dove è possibile vedere tutti gli eventi che sono stati realizzati nell'ambito appunto del progetto supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione e veniamo ora più in dettaglio alla giornata di oggi, all'incontro di oggi, che è rivolto prevalentemente al personale dei SUAP e a soggetti competenti in materia di rilascio di autorizzazioni ambientali, ma naturalmente aperto a tutti coloro che sono interessati alla tematica. Dopo questa mia introduzione lasceremo la parola ai relatori, Carmen Iuvone, Massimo Pugioni, Giuseppina Liuzzo, e poi lasceremo sempre uno spazio per le risposte alle vostre domande, quindi alle domande che vorrete porre in chat. Alle 11.30 è prevista la chiusura. Come dicevo, qui, scusate, nella slide vediamo quali sono gli interventi previsti.
Le procedure per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto legislativo numero 28 del 2011 e contenuti e format degli studi ambientali per la verifica della sostenibilità ambientale e per la valutazione degli impatti degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Come vi dicevo, è possibile scrivere in chat per le vostre domande ai relatori e come di consueto l'evento sarà registrato, la registrazione e le slide saranno messe a disposizione sul sito di eventi PA alla pagina dedicata appunto all'evento. Troverete la registrazione e le slide nel corso della giornata di oggi. Per quanto riguarda invece gli attestati di iscrizione all'evento, questi vengono rilasciati a quanti seguono almeno il 20% della durata del webinar e saranno disponibili sempre sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi, nei prossimi giorni. Potrete scaricarli autonomamente. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon lavoro, buon webinar. Lascio la parola al primo relatore di stamane, che è il dottor Massimo Pugioni, a cui chiedo di attivare webcam e microfono e provvedo a proiettare le slide. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, nel frattempo che arrivano le slide, io farò un breve intervento per illustrare la novità, diciamo, più rilevante dal punto di vista tecnico-procedurale che è stata introdotta dal decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, che è l'introduzione di un nuovo regime semplificato. Con l'introduzione dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011, la cosiddetta dichiarazione di inizio lavori asseverata. Appunto, tutto questo è contenuto nell'articolo 56 al comma 1 lettera A del decreto legge 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, che è stato successivamente convertito con la legge 120 sempre del 2020. Gli aspetti procedurali che riguardano gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sono contenuti nel comma 1 sostanzialmente dell'articolo 56 perché poi il resto, diciamo, dell'articolo 56 contiene disposizioni per lo più legate agli incentivi. E in particolare, appunto, con la lettera A è stato introdotto l'articolo 6 bis nel decreto legislativo 28 del 2011. La collega che interverrà dopo di me farà, diciamo, una panoramica su quelli che sono i regimi per l'autorizzazione in generale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e quindi l'autorizzazione unica, la PAS e la comunicazione che sono contenuti negli altri articoli sostanzialmente del decreto legislativo 28, ma con questo nuovo articolo 6 bis è stata appunto introdotta un nuovo istituto che è la dichiarazione di inizio lavori asseverata, diciamo per semplicità la chiameremo DILA da ora in avanti, che riguarda un'importantissima semplificazione per tutta una serie di interventi che riguardano chiaramente questi impianti alimentati da fonti rinnovabili, diciamo di minor rilevanza. In particolare, questa nuova dichiarazione di inizio lavori asseverata, che poi vedremo, diciamo, gli aspetti procedurali tra un attimo, vediamo innanzitutto a quali fattispecie si applica. La norma dice si applica a interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati. Quindi si applica sicuramente su tutti gli interventi di modifica di impianti che sono già stati realizzati e quindi precedentemente autorizzati e realizzati, ma anche a quelle che sono delle varianti, diciamo, modifiche di progetti autorizzati e non ancora realizzati. E tra un attimo vedremo che in realtà si applica anche alle modifiche ai progetti presentati e non ancora autorizzati. Quindi si applica, diciamo, sicuramente a tutte le modifiche su impianti sia già autorizzati e realizzati, sia in corso di autorizzazione, sia in corso di realizzazione. Le condizioni
Perché sia applicabile questo nuovo istituto della dichiarazione di inizio lavori asseverata, sono che la modifica non preveda incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, e questo a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Quindi, diciamo, fondamentalmente non ci deve essere un incremento di area. E anche se ci dovesse essere un incremento di potenza, si applica a queste categorie specifiche per le diverse tipologie di impianti. Quindi per gli impianti eolici si applica alla sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15%. Vedete, qui si parla di incremento anche delle volumetrie di servizio, mentre in precedenza abbiamo chiarito che non ci deve essere un incremento dell'area occupata dall'impianto. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici con i moduli a terra, anche diciamo che prevedono anche una sostituzione dei moduli e degli altri componenti e la modifica del layout dell'impianto e comportino una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15%, con una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%. Quindi anche in questo caso non può variare la superficie occupata dall'impianto, ma possono variare le volumetrie di servizio fino al 15% e l'altezza massima dal suolo dell'impianto fino al 20%. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli collocati sopra gli edifici, gli interventi rientrano quindi nella DILA, gli interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, sicuramente, nonché per quelli ad uso residenziale, tutti gli interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati, perché sappiamo che i moduli fotovoltaici collocati su edifici possono essere sistemati aderenti alla copertura, e questo avviene soprattutto quando vengono sistemati, diciamo, su tetti inclinati, su falde inclinate, oppure possono essere, diciamo, inclinati rispetto alla superficie, appunto, della copertura, e questo avviene soprattutto quando vengono sistemati sulle terrazze. Quindi allora, tutti gli interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici ad uso produttivo rientrano sempre nella DILA, mentre per quelli ad uso residenziale solo gli interventi di sostituzione dei moduli che non prevedono variazione dell'angolo, diciamo, tra il piano dei moduli e la copertura dell'edificio, oppure quelli che prevedono una diminuzione di quest'angolo. Mentre per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, rientrano nella DILA tutti gli interventi che non prevedono un incremento della portata derivata e comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%. Sicuramente sono anche meno, diciamo, frequenti gli impianti idroelettrici. Quindi a tutti questi casi di variazione si applica la DILA. Vedete poi un altro comma dell'articolo 6 bis precisa che qualora nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4 e quindi la DILA. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali. Questo si applica per tutte le tipologie di, come dire, di impianto, anche di procedimento autorizzatorio. Quindi si può applicare, successivamente alla presentazione, di una istanza per autorizzazione unica in corso di, PAS o anche successivamente ad una comunicazione, anche se nel caso, diciamo, della comunicazione il progetto è immediatamente, autorizzato perché appunto è di edilizia libera e quindi è soggetto a semplice comunicazione, ma si applica soprattutto anche agli interventi soggetti appunto al rilascio di un'autorizzazione espressa come l'autorizzazione unica. In quel caso, se diciamo, la modifica rientra nei parametri che abbiamo visto poc'anzi, è sufficiente inviare questa DILA all'autorità competente facendo salve tutte le verifiche già compiute. Questo è sicuramente una cosa un pochino più
complessa, come dire, nella pratica da gestire, in quanto quando abbiamo un procedimento in corso dobbiamo, come dire, introdurre una variante anziché con un procedimento separato all'interno del medesimo iter. Ma ancora in alcuni casi di impianti fotovoltaici la DIA è applicabile anche per la realizzazione di nuovi impianti. Finora abbiamo visto quindi la modifica di impianti già realizzati, la modifica di impianti in corso d'opera o persino in corso di autorizzazione, ma con le medesime modalità al di fuori delle zone A, quindi al di fuori dei centri storici, ed esclusi in ogni caso gli immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, sono realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali. Quindi vedete anche le nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture dei fabbricati, sia rurali, produttivi e residenziali, quindi sostanzialmente tutti, sia i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'Eternit o dell'amianto. Quindi in questi casi, anche se io vado a realizzare un nuovo impianto, lo posso realizzare attraverso, diciamo, il regime della nuova DILA. Ricordiamo che in ogni caso dobbiamo essere al di fuori delle zone A e al di fuori degli immobili tutelati ai sensi del codice urbani, quindi del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, la grande, diciamo, la maggiore semplificazione è derivata non tanto dal tipo di regime che è sostanzialmente assimilabile ad una comunicazione asseverata, quanto dall'esenzione rispetto agli altri atti connessi ai presupposti. Quindi vedete, gli interventi soggetti a DILA non sono sottoposti a valutazioni ambientali e a valutazioni paesaggistiche. Quindi, se vogliamo, è come dire una ulteriore fattispecie di esenzione, sia per quanto riguarda diciamo, i titoli abilitativi in materia ambientale, sia per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, anche al di là dei limiti che sono previsti diciamo, dall'allegato A al DPR 31 del 2017, che evidenziava gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica. Sono comunque esenti da autorizzazione, quelli che rientrano nel campo di applicazione della DILA. Ma non solo, non sono sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Come dire, la DILA è un titolo abilitativo onnicomprensivo, è sufficiente e non prevede la necessità di acquisire altri titoli abilitativi e atti di assenso in qualunque campo. E quindi sono realizzabili, quindi, vedete, a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4. Il comma 4 prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto, dalle opere connesse, presenta al comune, mi fermo un secondo, perché vedete, in questo comma 4 prevede che questa dichiarazione sia presentata al comune. Ora però abbiamo già visto in precedenza che, per esempio, vedete, nel caso di modifiche di progetti non ancora autorizzati, questa dichiarazione viene presentata all'autorità competente per la medesima autorizzazione. Quindi l'autorità competente ordinariamente è il comune. Però, ad esempio, se io avessi una modifica di un progetto non ancora autorizzato che ricade in autorizzazione unica, la DILA in quel caso la dovrei presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica. Diciamo che a volte questo articolo è anche un po' confusionario, io ve l'ho un po' smontato e rimontato per cercare di seguire un filologico forse migliore di quello che segue l'articolato della norma, però diciamo in generale è prevista una competenza comunale. Qualcuno si pone anche il dubbio di comprendere, al di là delle modifiche per i progetti non ancora autorizzati,
Cosa avviene anche per quanto riguarda le modifiche per i progetti già realizzati ed autorizzati da un'autorità che è diversa dal comune, quindi ad esempio con un'autorizzazione unica. Ok, che quelle modifiche sono soggette ad ILA, però diciamo, è opportuno che si presenti forse contestualmente al comune e all'autorità competente in materia di autorizzazione unica, o solo a quest'ultima, ma come vedremo poi ci sarà un decreto attuativo che probabilmente chiarirà anche questi aspetti. Comunque vi dicevo, l'autorità competente ordinariamente il comune, ma va ulteriormente chiarito per alcune fattispecie di impianti soggetti a una competenza sovracomunale. Questa DILA può essere presentata in formato cartaceo o in via telematica, salvo che per altre ragioni magari non ci siano degli obblighi telematici. Io penso ad esempio in ambito SUAP, anche se normalmente dall'ambito SUAP sono esclusi gli impianti e le infrastrutture energetiche, però per esempio nell'ambito della regione Sardegna, lo conosco sicuramente per esperienza diretta, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientrano comunque nella competenza del SUAP e vengono presentati comunque telematicamente, quindi in quel caso c'è un obbligo telematico che diciamo, sovrascrive questa possibilità di presentazione cartacea. E comunque è una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista abilitato e da opportuni elaborati progettuali. La relazione deve attestare il rispetto delle norme di sicurezza antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, cioè per i nuovi impianti che abbiamo visto poco fa, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. Ancora, questo è l'ultimo comma dell'articolo 6 bis che ci dice anche che gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione, ma l'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie previste dall'articolo 30 del decreto ministeriale del 23 giugno 2016 è qualificato come ottenuto da un potenziamento non incentivato. Quindi si applica la DILA anche agli interventi in corso di incentivazione, ma fino a diciamo, sono incentivabili gli incrementi di produzione energetica solo fino ai limiti previsti dal decreto ministeriale. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate. Infine, l'ultimo, che per completezza di esposizione vi ho riportato, riguarda una modifica che è sempre contenuta nell'articolo 56 del decreto semplificazioni che riguarda le modifiche degli impianti soggetti ad autorizzazione unica. E qui diciamo, la norma demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, previa intesa con la conferenza unificata, di individuare per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, ovviamente di impianti autorizzati con autorizzazione unica, gli interventi di modifica sostanziale che sono comunque da assoggettare ad autorizzazione unica, nonché quelli non sostanziali, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, da assoggettare alla PAS, da assoggettare alla comunicazione e da soggettare alla nuova regime della DILA di cui all'articolo 6 bis. Non sono considerati, e quindi per chiudere il discorso, con questo decreto ci dirà anche quali modifiche agli impianti originariamente autorizzati con autorizzazione unica ricadono poi successivamente nel campo di applicazione della DILA, e probabilmente io mi attendo un chiarimento circa il fatto che chi sia in questo caso il destinatario appunto della DILA, non tanto per le modifiche di impianti in corso di autorizzazione, perché lì è lo stesso articolo 6 bis che ci chiarisce che va mandata all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, quanto alle successive modifiche, quindi varianti sia in corso d'opera che modifiche a impianti già realizzati. Io mi fermerei qui, darei la parola alla collega, alla dottoressa Carmen Iurone, che farà un'illustrazione, diciamo, complessiva dei diversi titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti. Perfetto, grazie dottor Puggioni. Allora, intanto,
chiedo alla dottoressa Carmen Ione di attivare webcam e Grazie. microfono. Grazie, dottoressa, e provvedo a proiettarne le slide. Buongiorno a tutti. L'argomento del mio intervento riguarda appunto i procedimenti, quindi partiamo proprio dalle novità introdotte dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023, che dedica particolare diciamo, rilievo al tema dello sviluppo delle energie rinnovabili. L'Agenda per la semplificazione, semplificazione proprio per la ripresa, individua una serie di attività che devono essere condivise tra governo, regioni e enti locali per la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i cittadini. È un tema questo sul quale da tempo si sta cercando di intervenire proprio per cercare di razionalizzare e snellire le procedure amministrative. Con riferimento proprio alle procedure complesse, cioè quelle che attengono molto spesso alla materia ambientale, la specificazione richiamata nella slide, l'azione 2.1, prevede proprio un'attività di supporto e di intervento per la gestione di procedimenti complessi per accelerare gli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e per razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e introduzione di meccanismi acceleratori per il potenziamento e la ricostruzione di impianti obsoleti. È proprio il tema legato alla green economy. Green economy legata appunto a questa transizione ecologica, e proprio nell'agenda si precisa che cosa? Che il Green New Deal rappresenta un fondamentale driver di sviluppo e trasformazione industriale nella politica europea e nazionale dei prossimi anni, e il piano di rilancio dovrà interpretarlo e declinarlo nel nostro paese come una grande opportunità per rilanciare una crescita stabile, sostenibile e duratura. La transizione verso un modello economico sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che di quello economico e sociale, rappresenta uno dei punti cardine della politica ambientale europea e nazionale e una formidabile opportunità per tutto il sistema paese. Ho richiamato proprio testualmente questo passaggio dell'Agenda per la semplificazione, l'azione 4.1, proprio perché il concetto che si evince, che viene messo particolarmente in evidenza, è che questa transizione ecologica, che è un vincolo europeo, perché noi abbiamo precisi impegni europei per realizzare una serie di attività in questo senso, questa transizione appunto dipende in larga parte dalla semplificazione amministrativa, quindi dall'intervento sulle procedure per far sì che i tempi e la durata, soprattutto delle procedure complesse, quali sono quelle per antonomasia in materia ambientale, possano avere una durata più limitata e più circoscritta. Quindi, tra gli obiettivi dell'agenda, sono previsti gli interventi di semplificazione e coordinamento dei tempi dei procedimenti, l'economia circolare e la realizzazione di nuovi modelli di sostenibilità e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Quindi, sono, obiettivi e finalità sui quali si dovrà lavorare molto in questa prospettiva della semplificazione come una politica comune da quando è stata realizzata l'Agenda per la semplificazione, comune a tutti i livelli istituzionali che a vario titolo intervengono all'interno di questi procedimenti. Lo stesso
obiettivo è ripreso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella versione praticamente del 12 gennaio 2021, tra gli obiettivi vi è proprio il Green New Deal europeo e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sono tutti appunto impegni che il nostro Paese è tenuto a rispettare nei confronti dell'Europa. Tra le varie missioni e linee progettuali, sono previste in particolare all'interno del piano di ripresa la rivoluzione verde, la transizione ecologica, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio. Quindi è un nucleo molto forte che si declina su vari ambiti e vari settori di intervento e all'interno di tutte queste linee di azione, un fulcro molto grande è proprio costituito dai nuovi interventi in materia di fonti di energia rinnovabile. Da questo punto di vista mi riaggancio al quanto ha già anticipato il collega ingegner Pugioni proprio a proposito del decreto legislativo numero 76 del 2020, cosiddetto decreto semplificazioni, che proprio nell'ambito delle semplificazioni in materia di green economy, all'articolo 56 individua una serie di interventi in materia di disposizioni di semplificazioni, in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi. La finalità qual è? Ancora una volta la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, perché quel cuore diciamo determinante, abbiamo detto la transizione al modelli ecologici dipende in grande parte dalla semplificazione amministrativa, e proprio che deve essere rivolta a questi meccanismi acceleratori per la ricostruzione e il potenziamento in materia di impianti da fonti rinnovabili o la ricostruzione di impianti obsoleti. Qual è il quadro normativo di riferimento delle procedure in materia? Noi abbiamo una direttiva europea, che è qui richiamata, la 2009-28, per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che stabilisce un principio fondamentale, in base al quale le procedure autorizzative devono essere proporzionate e necessarie, quindi non ridondanti, eccessivamente onerose per le imprese e i cittadini, nonché semplificate e accelerate a livello amministrativo più adeguato, proprio in relazione ai temi della regolazione multilivello che caratterizza molti ordinamenti, soprattutto gli ordinamenti nei quali è particolarmente presente un forte decentramento amministrativo, come proprio l'ordinamento italiano. Quindi la necessità di allocare le funzioni a livello praticamente più adeguato per dare risposte tempestive e rapide alle imprese e ai cittadini. Poi, oltre alla direttiva europea, abbiamo il decreto legislativo numero 387 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che all'articolo 12 prevede una serie di semplificazioni sulle procedure autorizzative. Poi abbiamo un decreto ministeriale del 2010, linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e poi abbiamo il decreto legislativo numero 28 del 2011, già richiamato dal collega ingegner Poggioni, concernente l'attuazione della direttiva numero del 2009 numero 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Da questo breve quadro riepilogativo di alcuni
alcune i principali riferimenti che disciplinano questa materia, vediamo subito che si tratta di procedimenti di derivazione comunitaria, come abbiamo esaminato in un webinar che abbiamo svolto la settimana scorsa sulla valutazione di impatto ambientale. Anche in quel caso sono tutti procedimenti che danno attuazione a normativa comunitaria, proprio perché la tutela ambientale è una politica comune che deve essere realizzata all'interno da tutti gli stati, praticamente per perseguire finalità il più possibile condivise. Quindi venendo all'analisi delle procedure per la realizzazione di questi impianti, noi sostanzialmente possiamo individuare tre tipologie di iter procedurali. L'autorizzazione unica, che è il provvedimento introdotto ai sensi dell'articolo 12 del già citato decreto legislativo numero 387 del 2003, recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, fonti energia rinnovabile, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'oggetto qual è? Richiamo questo comma 3 dell'articolo 12, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi, ivi compresi, ivi inclusi gli interventi che, consistenti in demolizioni di manufatti o di interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti. Quindi si tratta, come vediamo, di un oggetto particolarmente articolato e complesso. Al termine di questo procedimento unico viene rilasciata l'AU, questa autorizzazione unica, nell'ambito dello svolgimento di una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è in capo alle regioni o alle province da essa delegate, perché appunto dipende da quali livelli di allocazione di queste funzioni all'interno dei singoli ordinamenti regionali sono adottate, quindi qualora queste funzioni se alla legislazione regionale vengano demandate a livello provinciale, ovvero per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Quindi, come già si evince da questa ampia istruttoria, molteplici sono gli interessi in gioco all'interno di questo procedimento unico e quindi occorre nell'ambito della conferenza di servizi operare un'equa ponderazione dei vari interessi coinvolti, l'interesse alla realizzazione dell'impianto che deve essere chiaramente l'interesse economico bilanciato con gli interessi ambientali, paesaggistici e storico-artistici. La conferenza di servizi è convocata dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Quindi il rilascio di questa autorizzazione unica costituisce titolo a costruire e a esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto stesso e
ove necessario, diventa anche una variante allo strumento urbanistico. Quindi già dall'analisi di queste disposizioni si evince con estrema chiarezza la grande complessità di queste procedure proprio per la rilevanza e la molteplicità degli interessi ambientali, territoriali e paesaggistici che risultano coinvolti. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo numero 152 del 2006 per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Oltre a questa procedura autorizzatoria, l'altra procedura che attiene a questi impianti è la procedura abilitativa semplificata, la PAS, introdotta dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 28 del 2011. La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile al di sotto di prefissate soglie di potenza, oltre le quali si ricorre all'autorizzazione unica e per alcune tipologie di produzione di caldo o freddo sempre da fer. Qual è la procedura? Diciamo un breve focus. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse deve presentare al comune, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, proprio perché questo tipo di impianti hanno un'incidenza e un impatto sicuramente molto elevato anche sugli interessi legati alla tutela della salute e al tema della sicurezza. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso, trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del comune, è possibile iniziare i lavori. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione e l'interessato è tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. All'interno di questa procedura rilevano le competenze regionali declinate dall'articolo 6,9. E si prevede, la norma, l'ho riportata appunto testualmente, prevede che le regioni e le province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette all'autorizzazione unica di cui abbiamo parlato prima. In questo caso, quindi, vediamo che c'è in questo settore un impatto molto grande della legislazione regionale. Diciamo, nell'esame di tutti gli interventi, degli interventi legislativi o di carattere amministrativo, attraverso appunto atti di programmazione di carattere generale, si potrà riscontrare effettivamente una grandissima varietà di scelte e di interventi. E su questo, per coloro che fossero interessati a un approfondimento, mi permetto di rinviare a un documento del gestore dei servizi energetici, GSE, Regolazione regionale. Fa proprio un focus su questa regolazione regionale, studi e scenari. Ci sono delle tabelle, una ricognizione di tutti gli interventi di carattere regolativo, ripeto, sia
sia di tipo legislativo, ma anche di carattere regolamentare attraverso atti amministrativi di carattere generale, che dà conto proprio della grande varietà e complessità di scelte che sono state compiute a livello regionale. Poi abbiamo l'ultima tipo di procedura, che è quella della comunicazione al comune, che è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività di edilizia libera. E questa comunicazione avviene per via telematica comunicazione appunto dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. La comunicazione anche in questo caso deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e non è necessario attendere i 30 giorni prima di iniziare i lavori. Per un'ampia disamina di tutti questi procedimenti amministrativi che noi abbiamo richiamato in sintesi, perché sono praticamente procedure alquanto articolate, e della normativa, quindi per esaminare anche la normativa, ma anche le varie tipologie di impianti alle quali si applicano, sempre sul sito istituzionale del gestore servizi energetici si trovano delle utilissime tabelle, ricognizioni dei vari tipi di impianti e delle relative procedure. Alla luce di quanto quindi abbiamo un attimo così inquadrato dal punto di vista procedurale, non possiamo esimerci dal dare un breve riferimento anche al fatto che questa materia è, diciamo, stata oggetto nel corso degli anni, di un contenzioso abbastanza, diciamo, importante sul piano dei rapporti Stato-Regioni, proprio perché, diciamo, la materia ambientale, essendo una materia a carattere trasversale, che quindi abbraccia tanti livelli competenziali sia dello Stato che delle regioni, spesso ha provocato un diciamo, contenzioso proprio per quanto attiene alla definizione dei rispettivi ambiti di competenza statali e regionali. Certamente questa sede non consente una disamina approfondita di questi aspetti, ma ho ritenuto opportuno comunque richiamarvi la giurisprudenza costituzionale più recente per vostri approfondimenti, in quanto proprio partendo in relazione al presupposto dal quale siamo partiti, e cioè che la transizione ecologica dipende in gran parte dalla capacità della semplificazione delle procedure, ecco, attraverso la lettura di questi casi, diciamo, che sono stati oggetto di disamina da parte della Corte, si potranno evincere anche utili e importanti elementi di riflessione. Ad esempio, questa sentenza recentissima, la numero 258 del 2020, in cui appunto si afferma e si rileva che la ricerca del punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificare e le procedure, di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e la tutela dell'ambiente in cui essi si trovano è compito dello Stato. Ancora, una sentenza del 2019, sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera S della Costituzione, non escluda prioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterare il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale. Quindi la tutela ambientale, in base all'articolo 117 della Costituzione, è di competenza statale ed è proprio
lo Stato che deve definire questi delicati equilibri tra i vari interessi che entrano in gioco in questi procedimenti, come prima abbiamo avuto, come dire, occasione di evidenziare. E in effetti anche in un'altra decisione, l'ultima che richiamo in questa slide del 2017, la Corte proprio ha affermato che il codice dell'ambiente è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 117. Quindi diciamo questa necessità di un equilibrio, non soltanto a livello di regolazione delle procedure, non soltanto tra i diversi interessi coinvolti, ma soprattutto anche tra i diversi livelli istituzionali. Quindi richiamo que soltanto quest'ultimo principio, in cui che appunto sancisce che cosa? Nel solco della giurisprudenza costante di questa Corte, le regole inerenti ai regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono fissate quali principi fondamentali della materia energia nel decreto legislativo 28 del 2011 e nel decreto legislativo 387 del 2003 e che devono essere rispettate dalle regioni. Mi sembra molto chiara questa definizione. Quindi scorro rapidamente per riagganciarmi al decreto semplificazioni e la relazione illustrativa al decreto semplificazione precisa che le disposizioni degli articoli dell'articolo 56 che abbiamo richiamato all'inizio di questo breve intervento hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili anche in corso di incentivazione e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione con moduli collocati sulle coperture di edifici a uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in Eternit. Sono inoltre dettate semplificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione. Da questo punto di vista, richiamiamo in particolare l'articolo 4,6 bis, introdotto al decreto legislativo numero 28 del 2011. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. Qual è la finalità? È quella di semplificare la procedura di VIA degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Come precisato, quindi, sempre nella relazione illustrativa, è necessario alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e l'Ambiente, con il quale il governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di fonti rinnovabili. L'altro aspetto che voglio appunto richiamare, e poi lascerò la parola alla relazione della collega Liuzzo, con decreto del ministro la modifica introdotta all'articolo 5,3, di cui ha già parlato in precedenza anche il collega Poggioni, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da soggettare ad autorizzazione unica, fermo restante il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche
qualificate come sostanziali ai sensi del codice dell'ambiente, il decreto legislativo numero 152 del 2006. Quindi numerosi e importanti gli interventi proprio procedurali introdotti dal decreto semplificazioni, il più significativo e importante di tutti è quello di cui che ha illustrato all'inizio di questo nostro incontro il collega ingegner Poggioni sulla dichiarazione di inizio lavori asseverata. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e lascio, diciamo, la parola alla collega Liuzzo. Grazie ancora. Grazie dottoressa Iuvone. Sì, vedo la dottoressa Liuzzo già webcam collegata. Allora, provvedo a proiettare le slide. Grazie. Intanto ben trovati per quelli che già hanno partecipato al precedente webinar. Comunque, buona giornata a tutti. La giornata di oggi è abbastanza impegnativa e complessa, in quanto la disamina fin qui appunto della normativa e degli aspetti legati alla semplificazione in realtà svolge e va a concludere un processo che si è già attivato, come abbiamo avuto modo di vedere, con la con tutto lo sviluppo sostenibile, quindi con gli obiettivi di autonomia energetica, di non dipendenza appunto dalle fonti fossili, e quindi siamo già agli inizi del 2000, ma soprattutto con tutte le strategie europee e nazionali volte appunto a ottenere la progressiva decarbonizzazione e quindi l'abbattimento delle emissioni delle CO2, prima cercate con gli adattamenti alle mobilità sostenibili, quindi con la cura del ferro, per esempio, l'incentivazione dei delle linee tranviarie e quindi di una mobilità sostenibile piuttosto appunto che delle metropolitane. Ora si va verso invece l'utilizzo di fonti, di impianti che appunto offrono energia da fonti energetiche rinnovabili. L'altra volta ci eravamo lasciati con appunto i compiti e i ruoli che sia le amministrazioni pubbliche quanto anche i soggetti proponenti, privati o pubblici, perché noi possiamo avere appunto impianti anche di natura pubblica che tendono all'autonomia e all'efficienza energetica, ci siamo lasciati con il varo delle linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale per tutti gli impianti che il decreto legislativo 152/06 assoggetta a valutazione di impatto ambientale. Con altre comunicazioni poi procederemo a invece fare vedere tutti i contenuti e comunque le attività connesse quando si attiva invece una verifica di assoggettabilità. Perché è molto importante oggi lavorare sui format e sui contenuti minimi di queste linee guida varate dal Ministro dell'Ambiente. L'altra volta appunto ci eravamo lasciati con l'elenco dei contenuti e gli obiettivi che queste linee guida appunto varate nel 2020 cercavano di raggiungere per la qualità degli studi e per la verifica e anche il monitoraggio ex post degli interventi. Ricordiamoci che è molto importante è il ruolo assunto all'interno della valutazione di impatto ambientale e del piano di monitoraggio, per cui una buona analisi dello stato di partenza dell'ambiente, una buona ed esaustiva descrizione degli interventi progettuali che i vari decreti di semplificazione hanno portato da un rango, un livello di tipo appunto definitivo, fino ad arrivare anche ai progetti preliminari, appunto con tutte le informazioni necessarie per redigere e valutare gli studi. E oggi quindi abbiamo affrontato appunto l'altra volta gli obiettivi e l'indice minimo dei contenuti rassegnato appunto nel sommario. Oggi entreremo invece nel vivo dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
appunto per tutti gli studi di impatto ambientale che sono relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Sappiamo benissimo che dal decreto legislativo all'allegato 2, all'allegato della parte seconda, sono presenti vari allegati. In particolare l'allegato 4 specifica le tipologie e i limiti dimensionali di tutti gli interventi che sono da assoggettare a verifica assoggettabilità, appunto, avvia, mentre il precedente allegato dà appunto l'elenco di tutti gli interventi che sono assoggettabili e via. Noi oggi faremo un focus particolare sugli impianti fotovoltaici, perché sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista dimensionale sono attivabili, come abbiamo visto, sia dai soggetti privati e quindi attivabili anche all'interno di situazioni territoriali particolari, cioè nell'ambiente urbano già. Piccoli impianti fotovoltaici che possono essere appunto allocati sulle coperture degli edifici già ci fanno capire comunque che la diffusione del fotovoltaico, quindi da una scala di intervento piccola che sia appunto inferiore a un megawatt, fino a scale di intervento importanti, arriviamo anche a superare per quanto ci riguarda. Abbiamo un osservatorio, impianti di 300 e oltre megawatt. Il fotovoltaico sarà uno dei temi e delle diciamo, eventuali focus di intervento del New Green Deal che comporteranno l'attivazione di numerosissime procedure di valutazione di impatto e quindi di numerosissimi procedimenti volti ad abilitare l'impianto per ottenere l'autorizzazione unica. Come ha ricordato la dottoressa Iuvone, i tempi dell'autorizzazione unica, una tra le tante che abbiamo citato, sono al netto delle procedure di VIA che abbiamo visto. Per alcune fasi essere assolutamente incomprimibili, nella fase appunto della comunicazione e della partecipazione pubblica al processo di decisione, sono state via via compresse le fasi invece istruttorie e di analisi della documentazione e di verifica e valutazione. Quindi sono state giustamente compresse le fasi per le quali appunto il decisore deve esprimersi. O può anche interrompere i tempi del procedimento per ottenere le necessarie integrazioni. Quindi noi ci siamo lasciati con la chiusura del documento delle linee guida per lo studio di impatto ambientale, appunto varate dal Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, che praticamente accorpa tutte le ARPA. Di rango regionale o appunto delle province autonome e accorpa anche quello che appunto è l'ISPRA, l'Istituto Nazionale. E ci eravamo lasciati, ripartiamo da questo aspetto molto importante che è l'area di studio e la caratterizzazione. Le linee guida, è molto importante, ora vedremo. A destra vediamo cosa succede per le analisi necessarie e le indagini utili alla redazione di uno studio per un impianto fotovoltaico assoggettabile alla procedura di impatto ambientale, che importanza ha l'area di studio? C'è un'area di studio vasta che chiaramente deve contemplare e mettere a sistema tutte le azioni che dal punto di vista di un'area più generale di quella locale, l'investimento appunto e la realizzazione dell'impianto può interferire. Pensiamo a un dimensionamento ovviamente che non può essere stabilito in maniera apodittica e spalmabile per tutte le tipologie di impianto, ma tiene conto, come giustamente abbiamo rilevato in più occasioni, degli aspetti locali. Quindi l'area vasta potrebbe essere interessante andarla a stabilire attraverso proprio le singole fasi. È il processo della realizzazione dell'impianto fino alle fasi di dismissione e quindi a partire dall'impianto di cantiere. Quindi l'area vasta deve sicuramente contemplare tutti i siti di approvvigionamento
per tutte le fasi per i baraccamenti di cantiere, quindi capire come arrivano, diciamo, come arriva la componentistica, non solo dell'impianto, ma anche tutte le parti connesse all'edificazione per quanto temporanea di un cantiere, e quindi dire: ma i mezzi che devono approvvigionare tutto ciò che serve per tutte le fasi, da dove partono, che viabilità possono interferire, che aree sensibili potrebbero interessare, e questo già è molto importante perché si delinea un bacino di influenza dell'intervento senza che questo abbia una interferenza o un impatto. Quindi capire l'area vasta come bacino di influenza e mettere da parte questo tipo di informazione, anzi fornirla al decisore con una, per esempio, cartografia tematica in cui si dice: questa è la localizzazione dell'impianto, però questa è l'area che può essere interferita, sia nella fase di cantiere, ma poi vediamo anche nella fase di costruzione, perché una grande area, di importante interferenza di probabile impatto, che poi va valutato se è un impatto temporaneo, negativo, permanente, poi si vede come valutarlo, è quello legato proprio all'approvvigionamento di tutti i moduli fotovoltaici e di tutte le materie e le attrezzature necessarie anche alla realizzazione, ad esempio, se c'è, ma molto spesso c'è, di una cabina di trasformazione, del grid di connessione alla rete esistente. Quindi, come vedete, quest'area vasta deve essere ben chiaramente delimitata, perché quella che quasi in maniera concentrica, fino ad arrivare all'area locale, potrà consentire di escludere, valutare interferenze o impatti. E questo dal punto di vista della localizzazione fisica del progetto. Ma c'è un'area vasta di cui bisogna tenere debitamente in conto per valutare le coerenze dell'intervento. La prima area vasta è collocare dal punto di vista settoriale, quindi in quel, il settore di riferimento primario è appunto il settore energetico, se questo intervento rientra all'interno di una pianificazione e programmazione declinata fin dalle strategie europee fino ad arrivare a quella regionale. Sappiamo benissimo che gli impianti da FER fanno parte di grandi strategie e direttive europee, le quali però vanno opportunamente richiamate, e richiamate naturalmente con, diciamo, il cronologico coerente. Mi spiego. È vero che le strategie tematiche sul piano nazionale, per esempio, integrato energia e clima, o la strategia per l'adattamento climatico, spinge insieme al Green New Deal naturalmente ad andare in una direzione. Ma bisogna capire anche quali sono gli obiettivi tematici o ambientali che sono supportati da queste strategie, e se questi obiettivi risultano essere appunto canalizzati all'interno dell'intervento che si sta proponendo, sia dall'amministrazione regionale, sia, diciamo, dal livello della programmazione locale. Intanto bisogna fare riferimento appunto alla pianificazione energetica, che è appunto rappresentata a livello regionale dal PEARS, dal piano per l'energia appunto, ambientale della regione, delle varie regioni, e i PAES. Che cosa sono i PAES? Sappiamo benissimo che con l'obiettivo del patto dei sindaci molti comuni hanno aderito al Covenant of Mayors, quindi al patto dei sindaci, hanno redatto a livello locale i piani di azione per l'energia sostenibile PAES, e ora stanno redigendo i piani di azione per l'energia sostenibile clima. Quindi un livello di coerenza dell'intervento proposto deve essere dimostrato anche con relazione appunto a eventuale programmazione di tipo volontaria, comunale, appunto PAES, ma quella obbligatoria che invece viene varata dalle regioni per la gestione
appunto, degli interventi, della programmazione di carattere regionale per l'energia e l'ambiente, adesso con il clima, perché dobbiamo ricordare che la C che vediamo aggiunta è appunto quell'aspetto di innovazione dell'obiettivo settoriale, in questo caso energetico, accompagnato da un obiettivo ambientale che è quello appunto della decarbonizzazione e l'autonomia energetica delle fonti fossili. L'altro aspetto che il redattore dello studio in questa definizione dell'area vasta e quindi in questa coerenza con la pianificazione e la programmazione deve tenere in debita considerazione sono queste norme e regolamenti regionali che hanno recepito il famoso decreto ministeriale dello sviluppo economico, appunto del 10 ottobre 2010, che ha performato, possiamo dire, fino ad oggi tutte le linee guida che regolano l'autorizzazione degli impianti appunto alimentati da fonti rinnovabili. Questo decreto è molto importante perché non solo ha regolamentato l'autorizzazione unica dal punto di vista procedimentale di tutti gli endoprocedimenti e i pareri da acquisire all'interno di questa procedura, questo procedimento, ma anche detto alle regioni, dal momento che adesso ci sarà molta domanda sull'eolico, sul fotovoltaico, tutta l'impiantistica che a poco andrà in una direzione di maggiore sostenibilità. Da una linea di indirizzo, quindi delle vere e proprie linee guida, su due aspetti molto importanti, che però non sono sempre presi in considerazione né dalle regioni e neanche dai redattori degli studi di impatto ambientale. Primo aspetto, che è regolamentato dall'allegato V2, è quello che riguarda le eventuali compensazioni. Le compensazioni sono tutti quegli interventi che una volta verificata l'esistenza di un impatto, comunque la possibilità di generarsi un impatto, chi realizza l'impianto assicura appunto agli enti locali, agli enti pubblici che ospitano nel proprio territorio questo impianto delle opere compensative. Perché? E lo vedremo più avanti, molto spesso questi interventi, anzi la quasi totalità degli interventi, come vedremo, insiste sulle aree agricole, che sono le aree che qualche volta sono quelle residue rispetto a un sistema vincolistico o a delle occupazioni vincolate all'interno dei piani regolatori. Quindi il fotovoltaico sta cominciando a sostituirsi alle aree agricole prevalentemente, diciamo, non usate o sottoutilizzate, generando comunque anche impatti sul paesaggio, ma probabilmente anche sul, tra virgolette, consumo di suolo o occupazione di suolo non indifferenti. Infatti, tra la pianificazione o comunque l'area vasta, per la coerenza appunto, dell'intervento, va presa in considerazione la pianificazione ambientale pertinente, perché in questo decreto ministeriale appunto c'è l'allegato 3, che appunto dà delle linee guida alle regioni, da cui eravamo partiti, che dice appunto alle regioni: dovete stabilire voi, regioni, sulla base comunque di criteri escludenti che già sono imposti dalla presenza di vincoli, norme, aree tutelate e protette, fa tutto un elenco, aree IGP ad hoc o ad hoc, quindi aree di pregio, di produzione agricola pregiata, le regioni devono dare dei criteri di localizzazione. Quasi tutte le regioni italiane se li sono dati o attraverso regolamenti o all'interno addirittura dei piani energetici regionali. Fermo restando ovviamente che sicuramente escludenti sono quei criteri che derivano dall'imposizione, da norme e da vincoli preordinati, non possono essere scelti con criteri che siano, diciamo, opinabili, perché potrebbero essere, e lo sono state, oggetto di ricorsi e di contenziosi. Non tutte le regioni hanno varato, quindi poi tocca al valutatore, facendo un combinato disposto
tra le normative vigenti, ed escludendo quelli che sono i criteri comunque escludenti del decreto ministeriale, esprimersi sulla localizzazione, sulla opportunità o meno di localizzare secondo quell'indirizzo. Entra in gioco ovviamente nell'analisi della localizzazione, quindi nella valutazione dei famosi scenari fatta sia dal proponente che dal valutatore, lo scenario zero in assenza delle opere, e gli scenari di alternativi di localizzazione, andare a verificare appunto tutti i criteri escludenti dal DM e che sono, diciamo, tutti già stabiliti sui quali non si può operare. Ma ci sono alcuni criteri, per esempio, che derivano dallo sviluppo rurale, dai programmi di sviluppo rurale, per esempio le zone svantaggiate, che derivano dai piani regolatori dei comuni, per cui c'è quell'area, quello spazio in cui appunto è possibile andare a fare un'analisi di localizzazione o di scenario, cosa che purtroppo non viene spesso fatta all'interno degli studi. Dopodiché, appunto, si va verificando la coerenza e viene fuori, diciamo, anche e soprattutto l'applicazione di normativa sempre più settoriale, quali 151-2011, normativa antincendio, ad esempio, quindi con relazioni mirate, e soprattutto la relazione sull'impatto elettromagnetico. Fatta questa disamina, che dall'area vasta, quindi dalla coerenza dell'intervento con l'area vasta, con l'area in quella locale, quindi dal piano regolatore in giù, sono tutte coerenze di area di interesse locale, lo studio si sviluppa, ora vedremo con quali altri contenuti. Le caratteristiche dei dati. Una delle fonti di informazione che sono anche a supporto delle decisioni assunte all'interno del progetto da parte del proponente, ma che supporteranno le decisioni del valutatore ambientale, appunto, sono le caratteristiche dei dati, che naturalmente devono essere assolutamente congruenti e coerenti e pertinenti al progetto. Io non vado a mettere dei dati che non hanno rilevanza, dati ambientali, dati urbanistici, dati di qualsiasi natura, che non hanno rilevanza per andare a valutare l'effetto o barra l'impatto dell'opera sull'ambiente. Quindi SNPA sollecita appunto a fornire dei dati, e tra l'altro che siano dati aggregabili, aperti e pubblici. E questi sono gli altri aspetti che molto spesso non viene preso in considerazione. Un altro elemento fondamentale, a parte i contenuti dello studio di impatto ambientale, un elemento fondamentale è il rapporto tra la VAS e la VIA. Cosa sollecita la linea guida? Se c'è una programmazione regionale che è andata a VAS, il famoso piano energetico regionale di cui si parlava prima, valutiamo se il progetto è coerente con gli obiettivi ambientali decretati indicati all'interno del decreto di approvazione del piano, che sono stati comunque statuiti con un decreto ambientale VAS. Quindi già questo è molto importante andarlo a verificare. Quando io vado in sede VIA verifico quali sono gli obiettivi ambientali. Non solo, ma potrei avere a che fare con una VAS che è stata svolta per una pianificazione o una programmazione a livello locale, quindi per esempio il nuovo piano regolatore generale o altra pianificazione attuativa che potrebbe essere sorgere nelle vicinanze, e dire: beh, ma guardiamoci anche gli obiettivi ambientali che la localizzazione specifica impone. Quindi questo è diciamo, un passaggio dall'area vasta all'area locale molto importante da tenere in considerazione, secondo sempre le linee guida ministeriali, che vi ricordo, come abbiamo visto la volta precedente, traggono spunto dalle linee guida varate dalla Commissione europea. Ora, è chiaro che l'analisi dell'ambiente, sullo stato dell'ambiente, ma anche sulle possibili trasformazioni e impatti che lo stesso potrebbe subire, va fatta in maniera pertinente. Sicuramente un
un impianto fotovoltaico sul suolo connesso a una rete esistente che presuppone o meno la creazione di grid di connessione o aerea, ma si suggerisce sotterranea per i famosi impatti sul paesaggio, sicuramente deve andare ad analizzare il suolo, come in termini di consumo, se ci sono studi sulla desertificazione in atto, i caratteri di permeabilità, perché ipotizziamo un impianto che ecceda che cede 12 o i 20 megawatt avrà una significativa occupazione di suolo, per quanto temporanea, per quanto con pali infissi, quindi non è diciamo, un'occupazione a terra, perché abbiamo visto che l'impiantistica ormai offre delle alternative molto importanti, però crea situazioni chiaramente di ombreggiamento, di non utilizzazione ottimale del suolo dal punto di vista di carattere della permeabilità. Quindi il proponente deve dire, vabbè, però se c'è un grado di desertificazione, se ci sono dei suoli vicini, molto spesso suoli irrigui, vicino ai consorzi di bonifica, io faccio in modo di mantenerlo l'equilibrio idrogeologico del suolo, mettendo per esempio tra una fila e l'altra, sono ipotesi che devono essere contemplate e valutate, della vegetazione che mantenga e rinnovi la qualità dei suoli e l'assetto idrogeologico. Questo è molto importante. Quindi comunque il geologo, gli studi e i dati soprattutto che sono disponibili, pubblici, accessibili, concorrono appunto per la formazione di questi studi di dettaglio che naturalmente premiano dal punto di vista del principio di precauzione ambientale l'intervento perché già tiene conto di misure di attenuazione progettuale, cioè io realizzo il progetto a certe condizioni. E quindi non di mitigazione ex post, e quindi già una garanzia l'attenzione a tutti gli aspetti che bisogna contemplare per il suolo. Sicuramente il paesaggio, e in particolare il paesaggio agricolo, ma molto spesso questi impianti sono con termini ad aree che hanno livelli di tutela paesaggistica molto importanti, magari sono posti a 40, 50 metri, anche 100 metri. Dalle diciamo, fasce di rispetto dei vincoli esistenti o imposti o dei paesaggi locali, ma chiaramente non perché non c'è lì il vincolo areale o puntuale, non bisogna andare a valutare l'impatto paesaggistico. Poi il capitale naturale, tutto ciò che appunto all'interno, nella prossimità e nel raggio di un chilometro almeno, c'è di capitale naturale, rete Natura 2000, parchi, aree protette, quindi le interferenze di cui si parlava prima, sia in termini di area vasta che in termini di area locale, e poi la flora e la fauna. Ricordiamoci che soprattutto per il fotovoltaico, ma anche per l'eolico, l'avifauna, gli uccelli, sono diciamo i recettori più sensibili per il fotovoltaico, per il famoso effetto lago, quindi valutare e verificare se non vi siano rotte migratorie all'interno delle aree interferite dagli interventi. Dopodiché, le ragionevoli alternative. Una volta valutata la compatibilità o meno con lo scenario, sia lo scenario zero, diciamo, sia lo scenario di proiezione, cioè nel caso in cui si realizza l'intervento, vanno presentate alternative tipologiche, non solo quindi localizzative, ma anche tipologiche e anche di distribuzione solo dell'impianto. Per esempio, sarebbe ragionevole, ma non capita molto spesso, che le aree impegnate o nella disponibilità eccedano le aree naturalmente destinate all'intervento, in maniera tale da poterlo dislocare. Secondo diciamo delle regole che tengano conto di tutte le misure che abbiamo visto, no? Del rispetto del paesaggio, quindi che non ci sia l'effetto lago, per esempio,
per le rotte migratorie. Purtroppo molto spesso la disponibilità delle aree acquisite per fare intervento coincidono con le aree destinate all'allocazione dell'intervento, lasciando poco, pochissimo spazio all'interno dell'area stessa per interventi di attenuazione, mitigazione o compensazione. E questo dovrebbe essere dimostrato che non ci sono delle ragionevoli alternative, me lo deve dimostrare il proponente, ma invece se il valutatore verifica che ci sono ragionevoli alternative, le chiede chiaramente interrompendo il processo del procedimento nei tempi in cui l'avviso appunto esplica la propria appunto, siamo nei termini appunto dell'avviso. Superato l'avviso o superate certe fasi, per esempio del PAUR, noi integrazioni non ne possiamo chiedere più. Quindi stiamo attenti a fare una buona disamina del progetto nei tempi e nelle fasi in cui è possibile, senza onerare in maniera esagerata il proponente, è possibile chiedere chiarimenti e integrazioni, perché poi si va all'analisi, alla valutazione, in quel caso poi si va alla decisione. Invece è giusto seguire i termini del procedimento e quegli spazi che il valutatore ha a disposizione, per quanto compressi dalla semplificazione, per chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. E questo è molto importante. L'altro aspetto è appunto l'interazione opera-ambiente. A parte l'analisi mirata e coerente e pertinente di tutto lo stato dell'ambiente, che deve essere descritto mediante appunto adeguati strumenti di rappresentazione, anche graficizzati, gli aspetti del paesaggio è molto facile, ma gli aspetti di piano regolatore, ad esempio, le coerenze, le criticità ambientali possono essere, anzi, sottolinea l'esigenza che siano graficizzate attraverso cartografie tematiche, perché immaginate nella fase di consultazione anche di un pubblico non specialistico e quindi generico, la sintesi non tecnica deve dare tutte quelle informazioni anche al pubblico non specialistico e non solo al valutatore che invece ha le sue specialità. Altro aspetto molto importante, aspetto delle mitigazioni e delle compensazioni. Una volta fatto un completo ed esaustivo raffronto tra l'opera e l'ambiente, il proponente farà una proposta in ordine alle mitigazioni e alle compensazioni. Stiamo attenti che comunque non sono soltanto queste due tipologie, non sono solo queste due tipologie di intervento, ci sono le cosiddette opere di attenuazione. Quindi, già in sede di progetto, e già le linee guida lo dicono chiaramente, il DM del 2010 dice che per il fotovoltaico il redattore del progetto, il proponente, probabilmente anche il gestore, deve essere certificato con sistemi di gestione ambientale. Questo, diciamo, non accade molto spesso. Ormai i sistemi di gestione ambientale ce l'hanno tutti gli studi professionali, eccetera, però ci sono anche i famosi criteri minimi ambientali, CAM, criteri ambientali minimi. Allora, un bravo proponente, deve tenere anche in considerazione che per agevolare e accelerare il processo di decisione, sull'impatto ambientale e sulle eventuali misure di mitigazione e compensazione, è meglio che già il progetto contenga criteri ambientali minimi che vanno dal cantiere fino alla dismissione. Quindi utilizzare, ad esempio, materie e materiali che non si traducano necessariamente in rifiuto, quindi che possono essere recuperate. Questo non fa parte né delle opere di mitigazione né delle opere di compensazione. Entra nella filosofia della sostenibilità del progetto presentata dal proponente ed è un'attenuazione, va inserita, come le opere di mitigazione e di compensazione, nei computi metrici. Se io vedo che il proponente propone mitigazioni, regala parchi comuni come compensazioni, prevede l'applicazione dei criteri ambientali minimi, ma non li ritrovo né negli elaborati grafici, né nel computo metrico esecutivo, ma non nelle eventuali somme, nel quadro A, quindi nel valore dell'intervento e non nelle somme accessorie, è chiaro che questo depone in maniera non favorevole per diciamo, la valutazione di impatto ambientale. Quindi è molto importante per il valutatore controllare che gli interventi effettivamente siano garantiti da un impegno di spesa del proponente e il proponente le abbia giustamente inserite nei, diciamo, nei calcoli economici.
nell'impegno appunto di spesa, computi metrici, quadro economico del progetto, eccetera. Altro aspetto molto importante è il piano di monitoraggio ambientale. Se io ho fatto un'analisi e l'ho giustamente svolta secondo un ciclo di indicatori di prestazione, avrò quel impatto positivo di decarbonizzazione e di appunto e sui suoli, per esempio, di mitigazione dei suoli, di mitigazione delle emissioni, cioè io ho analizzato una serie di impatti come proponente, però poi li devo andare a monitorare, cioè se io mi do sia degli impatti di prestazione quanto degli obiettivi ambientali, devo andare a monitorare anche, anzi e soprattutto, intanto diciamo, la buona conservazione, il buono stato degli elementi, perché sapete tutti che ci sono dei componenti, quali si dice o altri, che potrebbero appunto in caso di danneggiamento creare delle criticità. Ma devo andare anche a monitorare gli interventi, non solo quindi gli interventi realizzati, ma gli interventi e le opere di attenuazione e mitigazione, per esempio le fasce diciamo perimetrali a compensazione dell'impatto paesaggistico, l'eventuale impianto manutentorio diciamo di vegetazione che ho previsto per mantenere sempre quel carattere di permeabilità dei suoli. Devo quindi dire quali sono gli indicatori che vado a monitorare, la durata e i tempi del monitoraggio, quanti report devo fare, quanti durante la vita utile del progetto e quanti anche a dismissione. E questo è un aspetto che purtroppo, per quanto vedete in nota, esistono le linee guida per predisporre i report, non sempre sono stati o risultano affrontati dal proponente. Io mi fermo qui, spero di non aver, diciamo, rubato troppo tempo e per riservarmi, vediamo quando farlo, tra appunto magari marzo e aprile, per riservarmi invece a sviluppare, la parte 3 dei contenuti dello studio. Qua abbiamo visto un poco quali sono le strategie, gli aspetti importanti da focalizzare e quindi bene o male abbiamo toccato i punti di questo flusso di informazioni che vedete, i due campi arancio e verde. La prossima invece entrerà nei contenuti, che appunto nelle informazioni che per i due quadri, i tre quadri di riferimento fondamentali che sono della programmazione o pianificazione del progetto e quadro di riferimento ambientale, le linee guida dicono appunto come e con quali contenuti gestire. Io vi ringrazio, Grazie mille, alla prossima. dottoressa Liuzzo. Allora, praticamente siamo in chiusura, non c'è tempo purtroppo per rispondere alle vostre domande durante questo incontro e naturalmente metteremo a disposizione le risposte nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo incontro, quindi comunque i relatori risponderanno alle vostre domande. Allora, io vi vorrei, prima di lasciarvi, ricordare i prossimi due appuntamenti. Uno è previsto per il 23 febbraio, ci sarà un webinar dal titolo La disciplina del procedimento SUAP dopo il decreto semplificazioni. L'evento è già sul sito di Eventi PA, quindi è possibile iscriversi. Mentre il 2 marzo è previsto il terzo appuntamento sui temi delle procedure autorizzatorie in materia di ambiente, edilizia, rigenerazione urbana e sulle modifiche a queste apportate dal decreto semplificazioni. Quindi 23 febbraio e 2 marzo i prossimi due appuntamenti. Allora, come vi dicevo, le risposte alle vostre domande saranno sul sito nei prossimi giorni di Eventi PA, la registrazione e anche le slide utilizzate stamattina saranno a disposizione anche queste sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata all'evento. Queste saranno già disponibili nella giornata di oggi e vi ricordo che per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi sono rilasciati a quanti hanno seguito almeno il 20% dell'incontro e sarà possibile scaricarli autonomamente nei prossimi giorni, sempre dal sito Eventi PA alla voce I miei eventi.
Io ringrazio tutti i partecipanti, i relatori e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Ecco la dottoressa Iuvone collegata. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti e grazie.